Benissimo, allora io vedo che siamo live, quindi mi raccomando, confermatemi, confermatemi se ci sentite, se ci vedete, io adesso ci zittisco, benissimo, attivo, sapete, tutti i miei strumentini per vedere anche chi ci commenta e darvi il benvenuto. Qui rimbomba l'audio, ma perché? Anche noi facciamo i nostri controlli ed eccomi qui, buongiorno, buongiorno Dogini, scusateci il ritardo, ma qualche problema tecnico c'è sempre, ma diciamo che dove c'è un problema c'è una soluzione e quindi anche oggi, senza tirarci la sfortuna addosso, ma siamo qui in diretta. Quindi benvenuti a voi, membri del gruppo Facebook Benessere Dojo, anche chi ci vede fuori dal gruppo grazie alle condivisioni dei nostri dojini, quindi magari ha interesse per l'argomento, ma non è ancora iscritto al gruppo, e anche al nostro canale YouTube. Benvenuti qui con noi, oggi parliamo di un altro temone, giustamente, temone, perché la nostra naturopata ci ha detto è un argomentone, sì, è verissimo, è un argomentone. Io l'ho proposto in realtà per una ragione particolare, quindi sono proprio andata a chiedere, a tirare la giacchetta di Elisa e a chiedere il suo sostegno tecnico per una ragione specifica, ma non ve la dico ancora perché la vediamo poi parlandone bene insieme, trattando l'argomento. Quindi, mi raccomando, noi trattiamo temi delicati. Magari anche un po' tristanzuoli, perché io non sono contento di avere la sciatica, però lo facciamo proprio a scopo di emergenza e di prevenzione. Quindi mi raccomando, affrontiamo queste notizie, queste informazioni, questi esercizi, non solo a scopo di ok, quando sto male lo faccio, ma anche magari lo faccio per non stare più male, come succedeva prima. Quindi io vi vedo online. Vi chiedo di darmi un feedback, benissimo. So che le notifichine di Facebook arrivano quando arrivano, quindi io aspetto ancora un attimino, faccio i miei controlli e condivido anche in maniera che possiate vederci. Ok, benissimo. Allora, Paolo ieri mi diceva, io faccio una roba da giovane e quindi avvio la riproduzione del video party. Ok, oggi la provo anch'io. Quindi vediamo se così riusciamo a dare anche la possibilità di seguirci a chi non ha ancora l'iscrizione al gruppo. Benissimo, io vedo che continuate ad entrare, quindi noi ci siamo, funzioniamo e darei il mio miglior benvenuto alla nostra ospite di oggi, alla nostra fisioterapista che continua a darci il supporto professionale in questo momento di emergenza. Quindi ve la sblocco perché devo stare attenta perché abbiamo due supportini. Quindi adesso tric, tric, ed eccoci, benvenuta Elisa. Ciao, ciao a tutti, buon sabato. Buon sabato e grazie mille di essere qui con noi a condividere la tua saggezza per gestire l'emergenza. Figurati. Allora, io devi sapere, Elisa, che in questi giorni ho finito proprio ieri di fare i tuoi esercizi che ci avevi dato per lo smart working. Ne ho fatto uno per volta la mattina, live alle 10:30. L'ho spiegato e l'ho fatto fare per 1 minuto. Quindi abbiamo approfondito tutti gli esercizi che tu ci hai dato. Siamo stati. Bene, adesso ne ho già un altro pacco nuovo. Benissimo, e io ho pensato perché farci dare gli esercizi e basta? Elisa ce li dà e ce li spiega e ce li fa vedere e io ve li ripropongo e ve li faccio applicare. Così controllo se quando qualcuno magari soffre di cervicalgia, di lombalgia, eccetera, se questi esercizietti li fa perché io ce li ho già pronti da consigliare. Quindi possiamo iniziare questo mega temone dicendo, quindi chiedendoti cosa si intende per lombosciatalgia. Che cos'è? Perché la chiamiamo in questo modo anche se sentiamo magari sintomi differenti, la sentiamo diversa da persona a persona. Ok, la lombosciatalgia diciamo che ovviamente è un dolore lombare, non viene detto solo lombare perché è associato a un dolore alla gamba, posteriormente, di solito posteriore, va dalla coscia lungo il polpaccio e può arrivare fino al piede. Si chiama lombosciatalgia perché colpisce il nervo sciatico, che è un insieme di fasci nervosi che
Partono dalle vertebre lombari, dalle ultime due, L4 e L5, fino a S1, S2, S3. Si uniscono poi in un unico fascio nervoso e il nervo sciatico è interessante sapere che è un nervo molto grosso ed è il più lungo del nostro corpo. Parte la partenza praticamente delle radici nervose e sono proprio dei piccoli filamenti che partono dal midollo. Ed escono, il midollo sarebbe come una lunga corda che passa all'interno della nostra colonna e escono lateralmente, ce n'è sempre una a destra e una a sinistra. E ovviamente di solito, questo determina la sciatica destro-sinistra in base all'irritazione delle radici, ovviamente, di destra o di sinistra. Escono dai dei piccoli forellini all'interno delle vertebre che si chiamano forami di coniugazione. E poi, siccome ci sono parecchie innervazioni, come ho detto, da L4 fino a S3, si uniscono poi tutti assieme e formano un unico fascio nervoso che corre lungo la gamba in sede posteriore. Questa, diciamo, la lombosciatalgia, come hai detto bene te, è diversa, si manifesta diversamente in ognuno di noi. I tre sintomi principali sono il dolore, che come ho detto può essere solo per esempio in regione lombare e glutea, oppure può colpire anche la parte posteriore della gamba e può andare fino giù al piede. A varie intensità, normalmente diciamo che la prognosi è più seria più il dolore è distale. Vuol dire che più il dolore è sulla gamba nella parte più lontana, quindi verso polpaccio piede, più ahimè l'infiammazione del nervo sciatico è più seria. È più seria, proprio per una questione di distanza che viene percorsa, quindi il nervo si infiamma sempre più lontano dalla sua origine. Un'altra sintomatologia è la parestesia. Parestesie sono delle sensazioni anomale, possono essere formicolii, delle specie di scosse e sono anche una manifestazione di sciatalgia. E terza è il deficit di forza, quindi la debolezza muscolare. Queste tre possono essere combinate in maniera diversa, se ne può sentire più una, meno l'altra, ad intensità diverse. Il deficit di forza, dicevo che in alcuni casi, ahimè, come dicevo per la regola del distale prossimale, di solito un po' più seri, si possono vedere proprio anche sul piede, che uno dice il dolore alla schiena, col piede, cosa c'entra? Invece, ahimè, essendo seguendo l'innervazione del nervo sciatico, può andare fino sul piede e addirittura delle volte dare un pochino di debolezza al piede. Quindi un pochino di caduta del piede, oppure difficoltà a stare sulla punta dei piedi, perché diciamo che al fondo il nervo sciatico si divide in due terminazioni, sciatico popliteo interno e sciatico popliteo esterno. Una parte va sulla parte dorsale del piede, quindi aiuta a tirare su. E una parte invece sui muscoli flessori plantari, che invece mette il piede in giù e si va in punta di piedi. E delle volte proprio sul piede si vedono delle debolezze importanti dovute, ahimè, a una problematica di sciatica. Quindi dipende anche tanto da quanto sono infiammato e da come si dirada il dolore. Quindi anche ascoltare il mio dolore, capire dove ce l'ho, come lo sento, posso già individuare se sono magari tanto infiammato e quindi vale anche la pena magari di ricorrere al medico e farsi dare un antinfiammatorio perché il dolore è proprio una roba fotonica, oppure se è una lieve infiammazione, magari Sì. su un unico punto. Quindi mi raccomando, vi chiedo anche di ascoltarvi di nuovo, lo so, sono noiosa, ma è così. Quindi di ascoltarvi e capire questo dolore che è sostanzialmente un grido d'allarme del corpo. Quindi il corpo vi tira la Certo. E vi dice: ehi, qui abbiamo un problema, che facciamo? Come lo gestiamo? Quindi di non far finta di niente, di ascoltarci. Benissimo, e quindi abbiamo ancora quindi dolore, parestesia e deficit di forza. Sì, poi potremmo parlare delle cause. Tendenzialmente le cause possono essere la più comune, che forse voi tutti sapete, quella di ernia o protrusione discale. Sapete che i dischi intervertebrali sono quelle piccole membrane che ci sono tra praticamente una vertebra e l'altra, c'è un piccolo disco con un nucleo polposo, che è una specie, un materiale tipo una gelatina. E questo serve proprio come sistema di ammortizzazione del nostro corpo, perché le vertebre sono di osso, sono dure,
da sole sbatterebbero, invece c'è questo disco gelatinoso all'interno che permette durante tutti i movimenti di ammortizzare anche gli urti, i salti, ammortizza il nostro sistema. Nel caso della protrusione, praticamente viene solo un pochino, essendo schiacciato il disco, esce un po' fuori, può uscire anche qui sempre più in posizione mediana, più a destra, più a sinistra, le sintomatologie sono un po' diverse. Nel caso di ernia, ahimè, invece viene proprio espulso fuori, questo nucleo gelatinoso viene schiacciato fuori e può delle volte essere anche espulso, quindi può proprio spostarsi decisamente. Ovviamente nel caso in cui proprio si manifesta l'ernia si ha molto molto dolore e spesso si deve ricorrere a una terapia farmacologica. Poi magari col tempo, una volta passata la fase acuta, si può tranquillamente vivere con un'ernia e anzi delle persone magari quasi non lo sanno se non fanno degli esami. Quindi con lo stretching e una buona igiene di posturale e movimento si può assolutamente sopravvivere. Però, come hai detto te, nella fase più acuta, anche in una lombosciatalgia, bisogna sempre pensare al riposo e eventualmente all'utilizzo solo appunto in questa fase iniziale di farmaci antinfiammatori, cose del genere. Ecco, ti chiedo infatti una cosa a questo proposito. Solitamente chi si approccia al dojo, proprio come mindset, quindi come modo di pensarla, non ama tanti medicinali, perché vede un po' il concetto della prevenzione come un concetto molto importante e quindi agire Assolutamente. prima rispetto che tacconare dopo. Ma io ti chiedo, in una fase molto acuta, puoi consigliare di, ovviamente tramite medico, ricorrere all'utilizzo di un medicinale per magari non far sì che quel dolore che ti fa storcere peggiori ulteriormente la situazione? Sì, no, diciamo che nella fase molto acuta io poi ho conosciuto delle persone, come dicevo, proprio nella fase di espulsione tipo di un'ernia. Sì, io consiglierei a meno che appunto non sia un dolore più che sopportabile, perché delle volte oltre a provare molto anche dal punto di vista emotivo la persona, perché poi continuare a lottare sempre resistendo a un dolore terribile ti rende la vita veramente pesante e impossibile e poi può portare poi a avere delle posture scorrette, degli atteggiamenti posturali sbagliati, magari tutti storti, che quindi uno per non prendere i farmaci poi crea problemi da un'altra parte. Quindi assolutamente nella fase molto acuta e dolorosa, anche io non sono pro farmaci, però qualche volta ci può stare, ecco. Benissimo, Può allora capitare. io vi ho messo il dischetto per farvi Sì, vedere. una bella foto. Ho messo il dischetto così vedete un pochettino quello che vi stava spiegando Elisa. Quindi alcuni di noi lo sanno già, o magari chi ha già avuto acciacchi lo sa perché il medico gliel'ha già spiegato dov'era la magagna. Però guardiamo un attimino la gelatina blu che lavorone che fa, perché ammortizza proprio due parti dure, quindi importantissimo. Assolutamente, e in particolare proprio i dischi di queste zone qua, dove poi pa passa il nervo sciatico, L4 e L5, ancora più che mai perché sono le zone più basse. Quindi, ovviamente, hanno molto più carico rispetto ai dischi invertebrali della, per esempio, zona dorsale o cervicale. Infatti, ahimè, se ci sono protrusioni o ernie discali, 9 volte su 10 sono qua. L4 e L5 sono in questi casi qua. Purtroppo, sì. Sono quelle perché siamo fatti così, che sembra un po' il cartone che c'era una volta, però siamo proprio fatti così, quindi la forza di gravità ha un suo peso, il peso ha un suo peso e quindi ecco perché ci ritroviamo molte volte ad avere sintomi ricorrenti. Benissimo, quindi abbiamo già detto che cos'è, quali possono essere gli effetti che riscontro e quali possono essere le cause, ma delle cause abbiamo visto solo ernia. Ok, quindi Solo ernia, sì. no. Poi c'è anche il caso del un pochino meno frequente, però del restringimento del canale midollare, quindi proprio del canale all'interno di cui passa il midollo, di solito appunto per artrosi, presenza di osteofiti, che sono accrescimenti di ossa, che ovviamente come possono andare a comprimere il midollo, vanno anche a creare meno spazio, rendono più piccoli questi forami dove passano le radici nervose. Quindi un altro caso è questo. Un altro caso anche abbastanza frequente è la spondilolistesi,
che sarebbe lo scivolamento di una vertebra sull'altra, che può essere anterolirstesi se la vertebra che sta sopra scivola in avanti o posterolistesi se la vertebra sotto scivola dietro. Ovviamente, come potete ben capire, se abbiamo le due vertebre così, se una scivola in avanti, oh, scusatemi, se una scivola in avanti o una scivola indietro, ovviamente vengono stiracchiate le radici, perché si spostano le strutture anatomiche dove tutto passava dritto. E quindi in questo caso anche ci può essere una sintomatologia sciatica e sempre per quel discorso gravità e tutto, le spondilolistesi di solito sono comuni in queste vertebre qua, proprio al fondo. Spesso la più comune è L5 su S1, l'ultima vertebra lombare sul sacro è la più comune di solito di spondilolistesi. Quindi questo è un altro fattore. E poi c'è un fatto invece che riguarda non più proprio queste strutture, diciamo, ossee o così, che è la contrattura del muscolo piriforme, che è un muscoletto che sta, diciamo, sotto il gluteo, quindi nella natica del nostro sedere, molto profondo e ha la particolarità per cui il nervo sciatico ci passa proprio lì vicino. Se lui si contrae, ha una brutta contrattura, quindi come sapete le contratture rendono molto rigidi i muscoli, può comprimere questo nervo sciatico, dando compressione, appunto lo può infiammare e dare la sintomatologia di sciatalgia. Benissimo, allora io vi stavo prendendo la zona del piriforme, così senza farvi vedere le chiappe nostre in prima battuta, ma o Gabriel che ride sopra, perché ogni tanto fare del sarcasmo. Allora, però vi prendo l'immagine di repertorio per farvi anche vedere dov'è questo piriforme ed è proprio un punticino preciso. Adesso speriamo che la mia piattaforma non mi rigetti perché ho due. Ok, no, 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 tiene tutto. Ok, benissimo. Mi fa ancora stare tutte le schedine che ho sotto. Ok, eccoci. Allora, ve lo volevo mandare qui. Benissimo. No, scusatemi, scusatemi. Eccolo qua. Ok, benissimo. Eccolo. Eccolo lì. Ecco il punto. Tan, tan, tan. Quindi vedete come a volte la sciatica, che è quella roba che anche parlandone in una trasmissione in TV o parlandone tra gli amici, è quella fascetta che proprio va tu, 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 e va giù, guardate il piriforme dov'è, quindi è lui. Benissimo, ok. Benissimo. Quindi ripetiamo un attimo, cause, ernia, restringimento del canale midollare e piriforme contratto. E qui ti Sì, poi chiedo. spondilolistesi, se vuoi mettere anche quella. Sì, assolutamente, assolutamente. Che la facciamo rientrare quindi in quattro cause o sta un po' nel restringimento del canale midollare? No, no, potrebbe essere una quarta causa, perché in realtà è un po' una cosa differente. Sì, è un po' una cosa differente. Benissimo, perfetto, perfetto. Allora, e ti chiedo, abbiamo detto che la zona può essere veramente molto, molto vasta. Quindi può non essere un puntolino solo, può arrivare addirittura a un blocco del piede. Quindi quando l'infiammazione è molto intensa lo sento anche fortissimo nella caviglia e nel piede. Ma ci sono delle forme di trattamento non farmacologico e di prevenzione che io posso adottare? Quindi chi soffre di sciatica, perché quando noi facciamo la prima consulenza e chiediamo un po' la storia della persona che viene a conoscerci, ci dice un po' rassegnato, ma io soffro di sciatica da una vita. Ogni tot mi torna fuori. Possono essere giorni, mesi, a volte anni, a volte c'è chi si blocca ogni 10 anni, però è tipo un appuntamento fisso. Ci posso fare qualcosa o mi devo rassegnare? Allora, sì, sicuramente si può fare qualcosa. La prevenzione si può fare sempre. E spesso con una corretta sicuramente igiene personale, cioè igiene posturale, scusami. Quindi sappiamo che, per esempio, la nostra colonna patisce molto la posizione seduta prolungata, che, come abbiamo detto, molti lavori al giorno d'oggi, ancora in più in questo periodo storico, con lo smart working e tutto per la quarantena, è stato assolutamente più sfruttato.
e quindi la postura seduta prolungata non fa bene alla schiena, non fa bene per le persone che sono predisposte comunque o che hanno familiarità con la lombosciatalgia. Quindi sicuramente curare una postura corretta, mantenere le fisiologiche curve, quindi in particolare la lordosi lombare nel caso di questa zona qua, fare uno stretching adeguato della muscolatura, quindi fare uno stretching sia della colonna che della muscolatura posteriore della gamba, perché ovviamente se il muscolo viene allungato, in realtà viene stirata anche proprio la parte nervosa e quindi c'è un benessere generalizzato. E questa è la parte appunto più di cura preventiva. Poi ovviamente c'è anche il fatto, io lo sottovaluto sempre, però del peso. Ovviamente più si è pesanti, ahimè, più si mette massa e più la colonna è sottoposta a un carico maggiore. Quindi qui vale sempre la cosa anche del controllo dell'alimentazione, di comunque oltre a mangiare le cose sane, anche non superare un certo peso corporeo. Perché comunque ci dobbiamo portare dietro tutta la nostra massa, quindi è un carico maggiore per tutto, per la circolazione, per la struttura muscoloscheletrica, per tutto. Ecco, E poi, a volte ti dimmi. interrompo per dire questa cosa, a volte quando iniziamo a fare magari attività motoria con chi non ha mai fatto né sport né attività fisica in maniera un po' attenta, ma devo sollevare dei pesi perché io non voglio sollevare pesi, devo fare le cose con attenzione perché ho quella tematica lì. E noi diciamo sì, assolutamente, un conto è fare bodybuilding e un conto è fare magari un allenamento funzionale attento, ma ricordati che tu porti in giro i tuoi chili tutto il giorno, tutti i giorni, tutto l'anno. Quindi a volte il nostro peso, noi lo diamo così, ah sì, è vero, qualche chiletto in più o qualche chiletto in meno, è un dato di fatto. No, attenzione, è una condizione importantissima e voi siete molto forti perché portate in giro tutti i giorni tot peso, che poi sia al vostro corpo, ai vostri muscoletti, alle articolazioni, frega nulla, è comunque un peso che portiamo dietro. Quindi ha detto bene Elisa, lo contiamo sempre come ultimo dato, però è un dato Però importante. è un dato importante. E poi, oltre a quello, vabbè, c'è insieme alla postura corretta, una sana igiene di movimento tutti i giorni, c'è anche fare i movimenti corretti, ovviamente soprattutto chi fa lavori pesanti, deve spostare pesi, bisogna cercare sempre di tutelare ovviamente questa zona che, come abbiamo detto, è delicata e spesso è la prima che si lamenta. Quindi, per esempio, se si portano pesi, cercare sempre di sollevare le cose più vicino al corpo possibile. Quindi, mai con le braccia distese, ma sempre avvicinando con le braccia. Poi cercare, se si può, non di flettere la schiena in avanti, ma di piegarsi sulle gambe. Perché anche lì, se no, uno fa leva tutto sulla colonna e si può venire in questi casi. In un movimento scorretto del genere può capitare il classico colpo della strega, che può dare anche lombosciatalgia, perché Bravissima. si fa un movimento improvviso, molto virulento, che uno lì per lì non se ne accorge neanche, dice: ma no, lo faccio, e poi rimane bloccato appena lo accenna con un dolore lancinante. Spesso lì è anche molto, molto doloroso. E questo non avevamo parlato, però è anche importante, perché capita spesso. Assolutamente sì, ed è una di quelle cose, il colpo della strega, che di nuovo ho riscontrato negli anni di lavoro, che ritorna ogni tot. Quindi così come il sintomo della sciatica, ok, tra virgolette, è di nuovo una roba che ci prende ogni tot. Lo so perché ogni tot anni mi prende, ok, ma cerchiamo di capire a questo punto, anche grazie Elisa, perché succede. Cioè, come mai? Come può essere? Cos'è che posso fare un po' meglio? E quali sono magari i fattori concomitanti? Quindi ti chiedo, oltre, abbiamo detto, alla sedentarietà, quindi in questo momento storico in cui o facciamo smart working oppure siamo proprio fermi da lavoro, quindi facciamo ancora peggio che smart working, perché facciamo smart nienting, non lo Smart so. working, smart working. Quindi ancora peggio, ti chiedo, oltre abbiamo detto alla condizione fisica che pesa e va bene, ma la condizione emotiva, quindi la condizione. Quello fa tanto, la condizione mentale. Infatti dicevo che molto spesso questi attacchi
capitano anche sotto in periodi dove c'è stress emotivo, lavorativo, la causa può essere di qualsiasi tipo di origine, però spesso, infatti a me viene da pensare, io per esempio non ho magagne fisiche, però io quando sono stressato, sono molto stanca, io dimentico. Comincio a dimenticare dove metto le chiavi, dove metto gli occhiali. Ho proprio notato che io di solito quando comincio a accorgermi che dimentico troppa roba è perché non sono più così lucida, così consapevole di tutto quello che faccio, un periodo stressante, e quello per me è un segnale. In tante persone il segnale invece magari è o il dolore cervicale o la lomboscialgia, ovviamente ogni persona ha i suoi piccoli segnali di allarme e sarebbe bello che le persone se ne accorgano, li riconoscano, quindi capiscano che quel sintomo di solito viene fuori quando c'è, e soprattutto se ne accorgano i primi segnali, prima che sia scatenata la sintomatologia dolorosa importante, che a quel punto ti invalida, magari non ti permette di fare quello che vuoi, andare a lavorare, fare le cose, perché c'è gente che rimane proprio i primi giorni a letto, perché magari non può stare neanche seduta o in posizione eretta dai dolori che ha. E quindi sarebbe carino che ognuno riuscisse a sentire i primi campanelli d'allarme, perché ammetto che delle volte magari è difficile anche per cose nella vita che succedono, come questo periodo, fare prevenzione. E chi lo pensava che capitasse una cosa del genere? Se ce ne parlavano 6 mesi fa, uno avrebbe detto mai più, ma va, ma figurati. Ma E quindi. anche solo a inizio quarantena, cioè anzi, forse le settimane prima, l'ultima settimana di febbraio in cui c'era già stata la chiusura delle palestre, quindi avevamo già avuto quella settimana di stop, ma in realtà sembrava che dovesse riprendere tutto così. Nessuno si aspettava che quella settimana fosse solo una sorta di anticipazione dei 3 mesi successivi. Quindi a volte non siamo nella condizione di poter controllare tutto, cioè effettivamente quando parlavo con mio papà l'altro giorno mi ha detto non te la prendere perché questa condizione che stai vivendo non è né colpa tua né colpa mia né colpa nostra, cioè è proprio una condizione in cui siamo, tu gestiscila al meglio e fai quello che puoi. Ecco, questo avviene anche nel concetto di trattamento della sintomatologia fisica. Quindi anche Lisa ci conferma che magari un'emotività forte va a sfociare in una tematica che io chiamo il mio tallone d'Achille. Certo. Abbiamo tutti il nostro tallone d'Achille, c'è una faccia, ce n'è un'altra, quindi può essere diverso, ma se è lui, se è la lombosciatalgia, magari posso anche trattarla con dei movimenti specifici. Quindi ti chiedo, tu oggi ci hai preparato un tot di esercizi, ma ti chiedo differenza di applicazione esercizi tra fase acuta, quindi il mio dolore è proprio invalidante, cioè sono KO, e invece fase già più stabilizzante, ma non ancora passato del tutto il dolore. Quindi aiutaci a capire quando è bene ritornare a muoverci, come posso capirlo? Ma essenzialmente ascoltando il proprio corpo, quindi io dico sempre che si possono, ovviamente all'inizio si cerca di fare lavorare meno sugli esercizi di rinforzo e più sugli esercizi di allungamento e stretching. E la cosa migliore è regolarsi anche sulla tempistica, sul numero di ripetizioni da fare con il nostro sintomo. Quindi noi dobbiamo magari sentire che quando si fa lo stretching c'è un po' di tensione, un leggero fastidio, però non deve essere esagerato perché sennò mi porta a irrigidirmi perché sento dolore e quindi tutto il mio lavoro è inutile. Quindi magari normalmente lo stretching io consiglio di tenere la posizione 30 secondi, però se all'inizio non è possibile, 10 secondi vanno benissimo. E magari invece di farne 3 o 4 ripetizioni se ne fa anche solo una o due. Quindi in realtà si deve giocare molto su queste cose, sentendo proprio se stessi. Cioè, secondo me il miglior medico di noi stessi siamo noi, cioè proprio ascoltando i segnali del nostro corpo e non c'è l'esercizio magico, io te lo do, guarda, guarisci. No, cioè, cominci a applicarlo, magari all'inizio fa proprio faticoso, lo fai poche volte, poi magari lo fai un po' di più, poi gliene aggiungi un altro, ne fai due o tre. Infatti all'inizio delle volte dico in fase acuta va anche solo bene magari fare un esercizio e poi magari dopo 2 o 3 ore se ne fa un altro. Non mettersi lì che uno dice ah, per mezz'oretta faccio solo quello. Magari non è possibile.
Benissimo, quindi lo so che siamo un po' noiose perché io ho chiesto informazioni per trovare i professionisti per aiutarci e le ho chieste già da persone che sapevano come lavoriamo. Quindi quando sono arrivati i nominativi e ci siamo parlate la prima volta con queste professioniste, io ho subito pensato, ok, è la persona che fa per noi, quindi è la persona giusta. Ecco, quindi siamo noiose, ve lo ripetiamo, ma l'ascolto di noi è importantissimo anche nella scelta degli esercizi. Quindi in realtà in questo io vi posso dire, posso essere sincera, non c'è differenza in questo tra darvi io un esercizio specifico, non magico, specifico, a distanza oppure dal vivo in struttura. Perché? Perché volendo fare una chiamata, una videochiamata, e io ascolto, quindi vi chiedo, ok, in questa posizione come va? Ok, in quest'altra come va? Raccontami, dimmi tutto. Questo è una cosa che succederebbe anche dal vivo. Quindi mi raccomando, essere sinceri nella sintomatologia con noi stessi e con gli altri. Quindi quando chiedete un supporto, che sia di approccio fisioterapico, che sia di approccio del movimento dopo, che sia farmacologico, siate sinceri prima con voi stessi e poi con il professionista che vi aiuta, però prima di tutto con noi. Parentesi che era d'obbligo. Quindi Certo. in questa fase, quindi, dobbiamo un po' decidere e valutare facendo l'esercizio, capendo un po' quando posso farlo e quanto tenerlo. Ma domandona, c'è questa favola metropolitana in cui si dice, ok, io male, sto fermo, aspetto come un opossum, gli opossum si fingono morti, come le capre, Gabriella ride, e diventano tutti rigidi, è proprio una risposta fisiologica, c'è un irrigidimento del corpo, stanno lì come dei baccalà e aspettano che il pericolo si allontani. Quindi ti Lontano. chiedo, dobbiamo fare gli opossum oppure... Ok, benissimo. No, assolutamente no, anche perché così non aiutiamo neanche il nostro organismo a instaurare questo processo di autoguarigione per cui normalmente è progettato, perché poi noi, il nostro organismo da solo risponde a un'infiammazione, cerca di riequilibrare il sistema anche senza l'utilizzo di farmaci. Però è utile muoverlo, dargli dei piccoli stimoli che possono essere piccoli esercizi di contrazione, anche quasi isometrica, quasi senza muoversi, piccoli esercizi di allungamento, però è molto importante fare piccole cose già, insomma, da subito, perché proprio il movimento paralitico assolutamente non, no, non è consigliato. Benissimo, quindi a parte una fase acutissima in cui in realtà forse non riesco neanche a muovermi, perché Sì, io, no, chiaro. ecco, a parte quel frangentino, ma ricordiamoci che è un frangentino, cioè non dura così tanto, soprattutto se dura tanto, intervengo con un farmaco che mi aiuta a mollare un po' e ritorno nel controllo di me. Quindi, vi racconto questo del perché oggi parliamo di lomboscialgia. A Germana come è venuto fuori? Cioè, deve sempre parlare di robe brutte, non si può fare una vacanza e parlare di cioccolatini la prossima volta? Possiamo anche una volta parlare, farò la settimana del cioccolato, la farò perché io lo adoro, però perché oggi parliamo di lomboscialgia? Perché ci sono tre casi in queste ultime 2 settimane di iscritti e di iscritte del dojo che hanno presentato questa sintomatologia in differenti maniere, quindi sono arrivata alla condizione di capire anche grazie a loro, ma in realtà in differenti sintomi. E quindi ho chiesto proprio a Elisa, parliamone perché può essere una condizione sia fisica sia emotiva che è molto attinente al periodo per chi ne soffre e cerchiamo di capire meglio insieme. Quindi chiedo poi a queste persone, io sto taggando anche qualcuno dei nostri dojini che soffre o ha sofferto di questa sintomatologia, così che ne entri un po' più a conoscenza. E quindi è arrivato il momento dei tuoi 1.000 esercizi. Certo. Sì, a Quindi... proposito anche di questo, non ci ho pensato a parlarne, però si possono anche dire due parole su questa cosa, anche eventualmente si parla di bustini, ortesi, questi bustini ortopedici, queste cose qua, che non avevamo pensato di parlarne, ma due parole meritano Sì, perfetto. riguardo a questo. Allora, posso
Allora, il mio consiglio tendenzialmente, se proprio all'inizio si ha un dolore lancinante, metterlo, ma proprio solo in fase acuta, molto acuta. E eventualmente, se si riesce, comunque non un utilizzo continuativo, quindi magari utilizzarlo quando si sta un po' in piedi, si deve fare qualche lavoretto, tipo anche se si sta male, si deve fare da mangiare, fare due o tre cosine e poi cercare comunque di toglierlo. Perché questo motivo? Perché lui fa il lavoro che dovrebbero fare i nostri muscoli paravertebrali, i nostri muscoli della colonna, i nostri addominali. Quindi, se noi abbiamo quello, i nostri muscoli diventano totalmente pigri e non lavorano più. Quindi, in questo caso, mi faceva piacere sottolineare, perché io so che molti ortopedici poi lo prescrivono. Quando c'è una sintomatologia seria per cui la persona si rivolge a un medico. E molto spesso lo consigliano. Non dico no in assoluto, perché all'inizio può essere un supporto come il farmaco, però farne un uso controllato, non continuativo, e comunque fare in modo di svincolarsi quando la sintomatologia migliora, svincolarsi il più possibile. Le uniche persone a cui eventualmente gli dico di pensare a un utilizzo in futuro, se la sintomatologia è ricorrente, sono persone che fanno un lavoro fisicamente molto impegnativo, devono spostare pesi, far cose. Allora, se sono persone già soggette così, magari dico, mentre stai facendo quei lavori particolari, se sai che quel giorno lì fai lavori particolarmente faticosi o se è un lavoro ripetitivo, quelle tot ore, magari può valer la pena metterlo per Benissimo. una situazione. Però, come dico, già ci deve essere una situazione comunque di cronicità con problemi strutturali spesso documentati, quindi già magari una discopatia, cose del genere, e deve esserci la motivazione veramente di una cosa realmente molto faticosa. E come ci sono persone così che ne soffrono, ma come dicevi tu, ci sono tante altre persone che ne soffrono più per invece problemi di immobilità o di posture fisse e non di per questa problematica. Però mi sembrava giusto parlarne perché è un argomento un po' controverso. Hai fatto benissimo perché guarda caso, ma il caso a volte è poco caso, stamattina nell'esercizio del giorno, quindi noi alle 10:30 tutte le mattine diamo un minuto di esercizio. Gabriel questa mattina era il suo turno e ha fatto proprio un esercizio per il dorso, per la mobilità del dorso e c'è stata una domanda proprio su quei, mi viene da chiamarle reti perché non le vedo benissimo, comunque quei blocchetti che fasciano il petto e aiutano a tirare le spalle in apertura. Quindi sono proprio una sorta di reggiseno per le spalle, ok? Fatemelo chiamare un po' così, e ha detto infatti attenzione perché va comunque a sostituire quello che farebbe il vostro corpo. Quindi super attenzione perché io ho anche avuto degli allievi che hanno fatto le battute dicendo sì, io magari lavoro in una agenzia immobiliare, quindi o sono in giro, ma la maggior parte del tempo sono così e se ne avessi uno non dovrei più fare gli esercizi. No, non funziona No, così. decisamente no, perché poi anche nel tempo libero, quando cioè vai al mare, allora stai sempre con questo perché non stai più dritto da solo, no? Cioè, no, proprio insensato. Ecco, vi prego, non diciamo cialtronerie, vi prego, vi scongiuro. Io nel frattempo colgo l'occasione per salutare chi non ho salutato, Cinzia, Jasmine, ho visto anche Sasha e Lorenza, buongiorno, scusatemi se non vi ho salutato subito, ma era ricco di contenuti questa puntata, quindi stiamo andando avanti. Allora, hai fatto benissimo a parlarne, quindi mi raccomando, fasce, bustini, comunque. Robe belle anche strutturali perché ci sono anche le fascette di metallo. Sì, con le stecche. Esatto, quindi io ho avuto all'inizio, sì, all'inizio di settembre, appena aperto, una ragazza giovane, neanche 18 anni, con un peso abbondante, quindi assolutamente dei principi di obesità importanti. La mamma, per farle una cosa, un pensierino positivo, le aveva comprato una fascia al mercato con delle fascettine piccole, piccole, piccole di metallo. Quindi era proprio una sorta di bustino. E io le ho detto: guarda, usiamolo all'inizio, però fidati di me, se lavoriamo bene insieme non ne avrai più bisogno. Questa persona non solo non usa più niente del genere,
niente del genere, ma nell'arco di 2 mesi abbiamo eliminato il mal di schiena. Quindi Bene. a volte ci sono delle cose importanti a cui però una soluzione c'è e la possiamo trovare. Quindi direi di guardare insieme i 2, 4, 6, 7 esercizi, perché li ho scritti prima, me li sono scritti così non me li perdo, che Elisa ci ha preparato oggi. Io metto, anzi tolgo così ci vediamo bene, confermatemi anche se riuscite a vederci, insomma, se quello che diciamo è chiaro, mi raccomando, perché siamo qui per darvi il miglior servizio. Quindi ti dico, anzi ti chiedo Elisa, esercizi quindi per trattamento in fase non acuta del dolore, ma comunque anche in presenza già di una sintomatologia del dolore, di dopo dolore e direi soprattutto, confermami tu, prevenzione del dolore. Sì, no, infatti questi esercizi in realtà sono esercizi, io sono stata su esercizi abbastanza semplici che, come dico, con cautela possono essere fatti abbastanza anche all'inizio e in realtà sarebbe una buona pratica farli proprio come prevenzione. Sì, sempre. Sì, forse prima non te ne ho accennati un altro paio che avevo in mente, però al massimo poi te li segni all'ultimo. Sì, ma Va l'aspetto, bene? adesso faccio vedere, perché io invito i professionisti, ma poi non è che sto qua in panciolle. Io ogni informazione che danno a voi, ma anche a me, che magari può essere approfondita, può essere trattata, io scrivo. Quindi se ci sono new entry, io recupero, non ti preoccupare. Ok, Primo perfetto. esercizio, cosa possiamo fare? Allora, un esercizietto carino, molto semplice, ci si mette sdraiati con le ginocchia piegate, quindi i piedini all'ingiù, mettete tutte e due le vostre braccia sotto la parte lombare, appoggiando le mani in quella zona, nella zona lombare, praticamente dove ci dovrebbe essere la lordosi. E poi facciamo l'esercizio di cercare di alzare un pochino entrambi i piedi, all'inizio si può fare solo per 5 secondi, poi anche per 10, ma schiacciando bene le nostre mani con la colonna, praticamente. Dobbiamo sentire bene contrarre, così praticamente si lavora molto sugli stabilizzatori della colonna, lavora sia la parte dietro dei muscoli paravertebrali che la parte degli addominali e il movimento è minimo, quindi non dovrebbe anche in fase acuta scatenare tantissimo dolore. Io dico sempre, poi se è troppo difficile con tutti e due i piedi, si può fare con un piede per volta. Con un piede per volta è decisamente più facile e quindi si può fare così. 5 secondi, se si diventa un po' più bravi, mantenere i piedi sollevati anche per 10. E anche lì lavoriamo sulle serie. Se si all'inizio magari se ne fa 5, poi si può arrivare, se uno è in grado, farne anche 10. E eventualmente poi si può aumentare anche come numero di serie, perché poi è un esercizio molto veloce da fare. Una volta che se lo si conosce, si possono fare tranquillamente anche 2 o 3 serie. Ok? Questo è il primo. Ok. Benissimo, benissimo, questo è il primo. Io poi vi rassicuro, io me li segno e li studio io, qualora non li facessimo già al dojo, perché alcuni abbiamo beccato che sono quelli lì, e ve li farò fare la mattina nella rubrica 1x30, che è la rubrica proprio dedicata all'allenamento fisico da 1 minuto. Quindi non vi preoccupate, Germana poi c'è. Secondo esercizio. Esercizio, allora un altro esercizio sempre molto semplice. La posizione di partenza è la stessa, sdraiati quindi con le gambe piegate. Io non l'ho specificato, però se qualcuno di voi ha difficoltà a mantenere la testa appoggiata a terra, si può mettere un leggero cuscinetto per rialzare un pochino il capo. Questa volta questo esercizio è molto simile a questo, forse è ancora più leggero, quindi diciamo che come in fase acuta, se c'è più dolore, si può partire da questo. Mettiamo le nostre mani, le appoggiamo un pochino più all'interno delle nostre creste iliache, perché praticamente dobbiamo sentire la parte degli addominali, che non è l'addominale classico, il retto addominale, che è quello più visibile
all'esterno, se uno è a torso nudo, ma è un muscolo un pochino più profondo che serve praticamente per tirare la pancia in dentro. E questo esercizio se è semplicissimo, cerca di lavorare in abbinamento alla respirazione, quindi inspiro, prendo aria, espirando, cerco di contrarre l'ombelico, portare l'ombelico in dentro, quindi come appiattire la pancia. Si mantiene qualche secondo e poi si lascia. Le manine che vi ho detto di mettere un pochino più internamente rispetto alle creste iliache, che sono quelle ossa dure del bacino che trovate davanti, sono semplicemente per sentire se stiamo lavorando, perché sentiremo questa zona qua irrigidirsi, perché questo muscolo tende proprio a schiacciare la pancia in dentro, ad appiattirla. E questo è molto carino anche appunto abbinato alla respirazione, quindi si fa un lavoro anche abbinato alla respirazione. Chiaro? Benissimo, e ricordiamo, la respirazione fa parte sia dell'allenamento sia del concetto di prevenzione, perché a volte, confermami tu, alcune sintomatologie possono essere assolutamente abbinate al fatto che respiriamo come i pesciolini. Sì, molto superficialmente, assolutamente. E anche tra l'altro un impatto proprio a livello più, diciamo, emotivo, così anche di tranquillità, di abbassamento dello stato d'ansia, lavora anche su quello. Benissimo, ok. Ok. Poi, Terzo esercizio. terzo esercizio, non so se è il caso questo che lo spiego perché era quello del gatto, che conoscete già benissimo, quindi vi mettete. Ascoltiamolo, pubblicizzalo anche tu, così non sono solo io. Parlane bene, parlane bene. Sì, quindi ci mettiamo a quattro gambe, con mani appoggiate e ginocchia appoggiate, anche i piedi sono con la punta in giù rilassata. Se per caso c'è qualcuno di voi che ha problemi ai polsi, potrebbe eventualmente farlo appoggiando i pugni, invece che far forza così. Se qualcuno di voi ha delle sintomatologie un pochino più dolorose riguardo al polso, può farlo col pugno e appoggiarsi così sul pugno. E quindi anche qui, inspirando, inarcate bene la schiena, quindi guardate il soffitto e io dico salite con la parte bassa della colonna che si chiama il sacro, come se doveste tirare su la coda. E poi espirando invece formate una bella C, quindi andate giù, 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 giù con la testa e formate una bella C con tutta la colonna. Questo anche fatto sempre abbinato esclusivamente alla respirazione, che è molto importante, in maniera lenta. E anche qui all'inizio, se dà un pochino più fastidio, si fanno un po' meno ripetizioni, se no magari ne facciamo fino a una decina. Ok. Benissimo, io Perfetto. consiglio, colgo l'occasione, ma tanto lo rifaremo insieme, il gattone. Quando chiudo e quindi la gobbetta va verso l'alto, espiro. Quando apro, quindi formo una U con la schiena, inspiro. Inspiro, sì, proprio Questo così. essere un ottimo abbinamento perché a volte arrivano da noi e ci dicono: ma io non so respirare, tu mi stai dicendo come farlo, ma io non so farlo. Come si impara? Facendolo. Provando, sì. Esatto. Una volta viene una schifezza, lo provo due volte e viene già meno una schifezza, alla terza sono già in quadro e mi sento già, vi assicuro, meglio. Sì, poi se uno prova viene un po' spontaneo, di quando uno si stira verso l'alto, così viene proprio spontaneo di inspirare perché apri bene il torace e al contrario viene quasi spontaneo buttare fuori l'aria quando ci si chiude così. Quindi in realtà poi diventa, una volta che le prime volte uno si deve concentrare, poi diventa una cosa quasi automatica. Ed è, a mio parere, uno degli ottimi esercizi da fare come risveglio mattutino, perché è Sì. una roba che una volta che ho imparato un pochettino di tecnica, proprio poco poco poco, e capisco che il motore è la pancia e non la schiena, una volta che mi sono ascoltato un po' da sveglio, anche la mattina io lo do molto spesso come routine mattutina e vi assicuro, vi svolta la giornata, vi svolta la vita. Sì, poi lavora proprio su tutta la colonna, tra l'altro, anche sul tratto dorsale cervicale, quindi non è neanche solo specifico per la lombosciatalgia proprio.
Ed ecco perché ne parlo così bene, perché è proprio un bel esercizio. L'altro giorno nel video ho detto: non esistono le bacchette magiche, ma se esistessero, una di queste sarebbe mucca gatto. Sicuro. Quarto esercizio, guardiamolo insieme. Allora, questo esercizietto in realtà è proprio un automassaggio. Prima vi ho parlato del fatto del muscolo piriforme che spesso è contratto o è la causa del nervo sciatico, delle volte pur non essendo la causa, a fronte del dolore, l'organismo come risposta lo rende molto rigido. E questo è un automassaggio fatto praticamente con una pallina da tennis. Voi vi mettete in solita posizione sdraiati con le gambe un pochino piegate e i piedi appoggiati a terra e mettete una pallina da tennis sotto il gluteo interessato dal dolore, quindi destra o sinistra che sia. Voi magari mi chiedete in che punto? In realtà nel punto doloroso. Non è che dovete cercare, vi devo dire io che punto. Voi cercate, vi muovete un pochino e cercate proprio la zona in cui voi sembra un pochino più dolorosa. E in quel punto lì cerchiate piano piano di muovervi facendo dei piccoli cerchietti che fanno un automassaggio proprio della zona dolorosa e quindi ovviamente fanno sì che si decontragga un pochino e diventi più morbida questa zona e quindi meno dolorosa. Questo esercizio anche qui, stare sulla posizione, io dico sempre in base alla vostra tolleranza del dolore, non deve essere una tortura, eh? E poi eventualmente, spesso dopo un po' uno sente che la zona ha mollato un po', se non è in una fase acutissima, sente che a un certo punto dice, ah, non ha quasi più fastidio. E allora spostare un po', andare a cercare un altro punto dove sente maggiore rigidità e lavorare quindi un pochino su quella zona lì che spesso, come dico, anche se non è nel caso di contrattura del piriforme come causa della lomboscialgia, quasi sempre è un muscolo contratto, e anzi dirò di più, quasi sempre è anche doloroso se uno va a lavorarlo in persone completamente sane, perché sono dei muscoli comunque posturali che ci permettono di stare in piedi, di muoverci e quindi spesso sono comunque un pochino rigidi se uno non è abituato a lavorarli. Ecco, mi permetto di dirti che io, avendo come scopo del funzionale, quindi come focus, l'allenamento funzionale vuol dire tanto, però ho scelto come focus proprio la potenza e la percezione del gluteo. E quindi io ho notato nel corso del mio lavoro e della specializzazione che sto ancora facendo, perché l'argomento è immenso e le casistiche sono immense, Certo. che c'è proprio un rinforzo del gluteo e un piriforme che si va a disinfiammare, decontrarre. Perché? Perché a volte sforziamo i punti sbagliati, quindi il nostro corpo che non si percepisce non sa che fare, non sa quale muscolo prendere e quindi prendendone quello che ha più vicino, quello che gli sembra più logico, a caso, magari sbaglia. Rinforzando invece quelli davvero forti, quindi un muscolo potentissimo, dei muscoli potentissimi, andiamo a invece far rilassare un po' tutto il resto. PS importante. Ti chiedo per questo massaggio con pallina, che questa volta sono preparata e ce l'ho, varia anche a seconda del peso corporeo? Quindi, se ho un'obesità, poi parleremo di quando si chiama obesità, perché ci sono proprio delle percentuali in cui posso ricadere nell'obesità con la percentuale del peso. Ma se ho un peso abbondante, il massaggino, devo fare un po' più d'attenzione, magari? Sì, ovviamente, perché come al solito la massa sulla pallina è molto maggiore. Quindi uno ovviamente più è leggero, più preme meno sulla pallina, più è pesante, più preme di più. Infatti, volendo lavorare su questo punto, magari la pallina è veramente troppo dolorosa, si può fare una pallina tipo con degli Scottex, una pallina di carta con una densità molto più morbida, perché magari se uno è molto pesante e ha comunque una sintomatologia dolorosa già abbastanza presente, magari la pallina da tennis è insopportabile e potrebbe assolutamente capitare. Allora cosa vado a fare? Una pallina più morbida, che quindi mi dà un po' meno di resistenza. E per esempio mi veniva in mente farla sì con della carta, dello Scottex, a pallottolo un po' di fogli di Scottex, ovviamente è molto più deformabile e quindi un pochino meno aggressiva. Benissimo, perfetto. Perfetto, io scrivo e così riesco a riassumervi tutto.
Ok, benissimo. Allora, noi in realtà siamo già a un'ora di live, perché ovviamente è così. Eh sì, c'era tanto da dire su questo argomento. E abbiamo detto davvero tantissimo perché siamo state anche super ordinate, oggi super efficienti. Che dici, Elisa? Ne diamo ancora uno di esercizio e poi finiamo di darli la prossima volta? Sì, va bene. Va Così bene. Sì. io inizio a farglieli fare. Quindi io ho già una base per integrarli in questa settimana di un minuto di esercizi, ma non diamo troppa roba in maniera che magari chi non ci ha ancora seguito questa volta live si riesce a recuperare il pezzettino degli esercizi la prossima volta. Certo, ma un buon esercizio che potrei ancora darti, visto che eravamo sul piriforme, è proprio l'esercizio di stretching del muscolo piriforme. Qui abbiamo fatto un pochino di massaggio, invece lo stretching si parte dalla solita nostra posizione, sdraiati, con le gambe piegate. Dobbiamo, in questa posizione qua prendere la gamba dell'arto interessato dalla sciatica. E la dobbiamo praticamente accavallare all'altra, più o meno se vedete in questa posizione qua. Così si praticamente si mette la caviglia sul ginocchio opposto. Ovviamente, quindi avremo l'anca tutta aperta come a libro. E poi con le nostre mani andiamo a prendere l'incavo dell'altro ginocchio e tiriamo verso di noi, in questo modo qua. Così. E lì, vi accorgerete subito se lo state facendo correttamente perché sentite decisamente tirare molto nella zona glutea, proprio sull'esterno. Ovviamente qui vi dosate voi sempre in base al solito sintomo, che deve essere magari sì un po' di fastidio, un po' di tensione, ma non troppo dolore. Quindi con le mani sotto l'incavo del ginocchio andate fino dove è sopportabile per voi. Se riuscite, mantenete una posizione. L'ideale nella posizione dello stretching sarebbe mantenere una trentina di secondi, ma se all'inizio non è possibile, si fa a meno, non c'è problema. E poi piano piano si molla e si va giù. E questo esercizio si può ripetere tipo 3 volte, se è fattibile. Ok, chiaro? Benissimo, e tra l'altro vi metto in sovraimpressione il commento di Sasha che ci sta seguendo in questo momento e giustamente ci dice in fase acuta, quindi in quella fase che abbiamo detto che magari io sono, ho proprio una forma di parestesia, quindi non riesco proprio a muovermi a fare l'esercizio ed è l'unica fase in cui abbiamo detto è sconsigliato l'esercizio, l'unica, in fase acuta si può abbinare il pediluvio con gli oli essenziali a cui abbiamo accennato giovedì. Perfetto, sicuramente, perché così sicuramente uno stimola anche alla circolazione, quindi che porta via l'infiammazione e tutto il resto. Quindi ricordiamo che l'olio essenziale ha quell'azione proprio sulla parte del cervellino, quella che noi non riusciamo a controllare in maniera logica. Quindi entra proprio dentro di noi quell'azione, quell'input olfattivo e riesce a dare un effetto domino positivo a quello che magari non avremmo fatto in maniera diversa. Quindi io poi vi metto qua sotto il linkino del video YouTube che io ho già caricato, dell'intervista ritagliata perché siamo state molto sfortunate con il folletto della connessione, quindi è stato un disastro giovedì, ma ho ritagliato tutto e ve la metto qua sotto in maniera che se non avete visto oli essenziali e in particolare abbiamo fatto una domanda su infiammazione della sciatica, lo vediamo. Benissimo. Quindi abbiamo visto in realtà quanti esercizi, Elisa? Abbiamo 5 se non sbaglio. 5 1, 2, 3, 4, sì, 5. Benissimo, perfetto. Giusto? Perfetto, benissimo. Quindi quanti ne avremmo ancora per la prossima volta? Ma io che mi ero segnata la praticamente posizione del cavalier servente per stirare l'iliopsoas e poi lo stretching sulle rotazioni, se ti ricordi, tenendo il braccio aperto e praticamente stirando la gamba dall'altra parte. Poi ci sarebbe, volendo, lo stretching del muscolo posteriore della gamba col piede a martello fatto autonomamente, così, oppure se vuoi anche con un elastico sulla punta del piede.
Lì all'inizio diciamo è più facile se semplicemente con le tue mani ti tiri un pochino la coscia verso di te, e invece se poi riesci già a stirare decisamente la gamba anche con ginocchio e piede, puoi utilizzare un elastichino e farlo con la punta del piede. E poi ci sarebbe stata anche la posizione a squadra contro il muro che ti dicevo, con l'asciugamanino arrotolato in mezzo alle scapole, le braccia aperte. E lì giochi sulla vicinanza o meno del muro, sull'inserire punta dei piedi verso di te o meno, in base a quanto allungamento hai nella parte posteriore. Di solito gli uomini non sono molto dotati, quindi partono con ginocchia un po' piegate. Sì, con calma. Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi diciamo che oggi ne abbiamo guardati nello specifico 5, tra cui anche un automassaggio importantissimo. La prossima volta ne possiamo vedere ancora 4. Quindi io farei così: andiamo in chiusura. Quindi riassumiamo i punticini che abbiamo toccato, così riprendiamo la situazione. Ci diamo appuntamento la prossima settimana in cui io avrò sentito tutte le mie lomboscialgie Infatti e dogine. dicevo, magari loro hanno anche qualche altra domanda che possiamo Esatto, e siccome iniziare a rispondere. vogliamo le domande, quindi mi raccomando, iniziate a praticare con anche me che vi do la mattina l'esercizio, quindi lo facciamo insieme, iniziamo a farli così che possiamo avere ulteriori domande, dubbi e perplessità per la prossima volta. Quindi siccome è un mega argomentone, ne approfitto e lo smezziamo così in corso d'opera. Quindi abbiamo visto, riassumiamo i punti, cos'è la lomboscialgia? Ah, Abbiamo cazzo. riassunto. Aspetta. Sì, non ti preoccupare. Ok, benissimo. Si è spento il tablet, ma non vi preoccupate, adesso tornerà Lisa da noi. Ma ve l'avevo detto, dovevamo andare in chiusura. Era arrivata l'ora, era arrivata l'ora. Quindi abbiamo visto io tutti i punti, ve lo scrivo. Che cos'è? Qual è la sintomatologia? Quali possono essere le cause, quindi cosa combino o cosa combina il mio corpo? Abbiamo visto come trattare con gli esercizi, quindi la differenza della fase acuta iniziale e anche nel momento del dolore, comunque di muoversi. Abbiamo intanto visto 5 esercizi preziosissimi che faremo insieme nella rubrica delle 10 del mattino. Prossima volta continuiamo con gli esercizi, ne andiamo a vedere sicuramente altri 4. Se ho imparato a conoscere Lisa, secondo me ce ne tirerà fuori degli altri, quindi sono fiduciosa su questo. E vogliamo dubbi, perplessità e incertezze. Quindi io ho taggato qui sotto alcune delle persone che so che potrebbero essere interessate all'argomento e mi raccomando, vogliamo dubbi, perplessità e incertezze. Quindi io vedo un'Elisa che sta architettando delle soluzioni per il tablet in maniera che vi possiamo salutare. Se iniziate ad avere delle domande, vi invito a farle direttamente qua sotto, perché così io le riesco poi a recuperare in maniera facile e molto veloce. Se no, le accettiamo anche, mi raccomando, tramite il dojo, quindi il numerino del dojo è a disposizione sia per gli iscritti, sia per i frequentanti, sia per chi vede solo le rubriche. Quindi le rubriche sono un bene pubblico, ok? Sono un bene a servizio della comunità. Il numero del dojo è 351-614-4823. Potete fare la domanda specifica allo specialista, al professionista. Quindi io vedo un'Elisa a cui credo che farò fare ciao senza audio, quindi la ritiro su. Ok, benissimo. Quindi Elisa, mi senti? No, ok, è proprio l'audio del computer fisso che non va. Quindi vi farò fare ciao da Elisa a distanza, ok? È arrivata anche Francesca con noi in diretta, benissimo. Mi raccomando, se vi siete persi la diretta, non vi preoccupate, verrà salvata sia qui, sia su YouTube, sia sulla piattaforma per chi è già iscritto. Per chi non è ancora iscritto, non vi do ancora istruzioni perché è ancora presto, ve le darò più avanti. Per adesso vi do solo gli spoiler e basta. Mi raccomando, le rubriche sono un bene a servizio della comunità. Il salottino delle rubriche del dojo è qui per aiutarvi. Mi raccomando, fateci sapere. Io e Elisa che ci dice
tablet scarico, ma ci saluta, quindi vi manda un mega bacione e vi ringrazia per averci seguito fin qui. Mi raccomando, il ringraziamento migliore è quello di applicare quello che vi diamo, applicare quello che vi abbiamo dato e farci sapere come va. Mi raccomando, scoprite la vostra ragione del dolore sciatico o fate lavoro preventivo per evitarlo oggi, domani e per sempre. Possiamo andare avanti con un minuto di allenamento per la vita insieme alle 10 del mattino. Oggi concludiamo così la giornata. Abbiamo fatto le nostre due rubriche giornaliere, quindi il dojo diciamo che c'è sempre ed è sempre pronto sulla cresta dell'onda, ok? A surfare sull'emergenza e a cercare di dare contenuti utili. Un bacione grandissimo, buon sabato, buona domenica. Mi raccomando, l'imperativo è agire per il nostro benessere. Buona domenica, Dogini.